Solo 5 ingredienti per una ricetta vegan, ricca di proteine, senza cottura, senza zucchero e senza glutine. Insomma, è perfetta per tutti. E se così non ti ha ancora convinto a provare questa ricetta facilissima, se ti dicessi che si tratta di un biscotto gelato super goloso, perfetto da gustare per merenda o dessert in queste calde giornate estive? Se hai già guardato qualche mio video, saprai che mi piace sperimentare con cose un po' particolari, come ad esempio trasformare legumi in dolci prelibati. E anche questa volta ci sono di mezzo i ceci, non in farina ma cotti, però non sono loro che rendono proteico questo biscotto gelato. Infatti i legumi protagonisti di questa ricetta sono gli arachidi. Tra l'altro sapevi che sono dei legumi? Ebbene sì, anche se comunemente sono considerati come appartenenti alla categoria della frutta secca oleosa, sono dei legumi che crescono sottoterra. Tra l'altro, la piantina è molto carina e in una farm in cui sono stata in Myanmar avevano campi pieni, che poi, tra l'altro, loro lì li usano anche per cucinare, ci fanno dei curry, un sacco di ricette, cioè, che figata. Comunque, prima che mi perdo nella nostalgia dei viaggi, di quanto è bello provare i cibi tipici locali, torniamo a noi. Per curiosità ho messo su Chronometer i diversi ingredienti con le relative quantità e sorprendentemente, nemmeno tanto in realtà perché sapevo che era un dolcetto sano, ma ne è risultato fuori un biscotto gelato super bilanciato nei macronutrienti. Infatti è composto per il 22% di proteine, il 25% di grassi e poco più del 50% di carboidrati. Dividendo per 6 gelatini biscotto che mi sono venuti fuori, ciò significa 9 grammi di proteine ciascuno. E adesso, se non vedi l'ora di provare questa ricetta, metti in pausa il video per mettere un pollice verso l'alto e scrivimi nei commenti qualche idea per ricette da veganizzare e magari rendere un po' più fit. Gli ingredienti di cui avremo bisogno sono farina di arachidi, io uso questa della Bulk Powders che è leggermente degrassata e quindi ha più proteine che grassi, ma si potrebbe anche sostituire con degli arachidi tritati finemente, poi granella di cacao crudo, 250 g di ceci cotti, due banane mature congelate e concentrato di dattero. Io l'avevo in dispensa e non avevo i datteri sotto mano, ma si può benissimo anche questo fare a casa a partire dai datteri. Frulla 250 g di ceci cotti in un mixer. Poi aggiungi 3 cucchiai di crema di datteri e frulla nuovamente. Trasferisci il composto in una ciotola capiente, aggiungi un pizzico di sale e poi 60 g di farina di arachidi, che corrispondono circa a 5 cucchiai abbondanti. Mescola bene fino a quando il composto risulterà omogeneo. Poi prendi degli stampini per formare il tuo biscotto gelato. Io ho usato questi pirottini da muffin perché non avevo altro a casa. Mi verranno leggermente più larghi da una parte, ma buonissimi comunque. Per formare la base del biscotto, appiattisci una quantità di composto che ti permetta di fare una base di poco meno di un centimetro. Una volta riempiti i 6 stampini, mettili in freezer. Nel frattempo facciamo il gelato di banana. Il miglior gelato di sempre, che si può fare in mille modi e mille gusti diversi. L'hai mai fatto? Per la nostra ricetta basta frullare le due banane congelate con un mixer. Poi ci aggiungiamo 2 o 3 cucchiai di granella di cacao crudo, dipende da quanta cioccolosità vuoi aggiungere, e poi basterà frullare ancora per qualche secondo e voilà! Un gelato stracciatelloso e buonissimo! Lo useremo come ripieno del biscotto, versandolo sopra la base. Poi rimettiamo in freezer per almeno un'ora. E infine, l'ultimo passaggio sarà quello di formare delle palline con le mani, che poi andremo ad appiattire e mettere sopra il gelato. Dopo un'oretta di riposo in freezer, sono pronti per essere divorati.
Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice verso l'alto e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, attiva la campanellina qui sotto per non perderti i prossimi video. Aspetto nei commenti qualche tua idea di ricette fit che ti piacerebbe vedere prossimamente e intanto io ti mando un grande abbraccio, all the love e namaste!